Buongiorno a tutti i lettori di Marsica Live. Siamo in diretta da Collarmele perché c'è il cucciolo di Amarena, Joan Carrito, che è un orso confidente. È in corso un'operazione degli uomini del Parco Nazionale, delle Guardie Parco, dei Carabinieri Forestali. Ci sono i carabinieri del parco, del nucleo parchi, quelli di Gioia. Ci sono i carabinieri di Celano, l'orso è rimasto, diciamo, intrappolato in un pollaio. Si sentono gli spari perché stanno cercando di dissuaderlo per farlo uscire dal pollaio e riportarlo in natura. Ci sono tantissime persone, adesso non si vedono perché io sono entrata proprio nell'area in cui potrebbe passare l'orso. Ci sono tantissime persone nel paese che sono scese in strada, abbiamo visto, poi pubblicheremo delle foto dei bambini che sono sui balconi. Grazie alla disponibilità del parco, insomma, riusciamo a fare, siamo arrivati e ci hanno permesso di fare questa ripresa in sicurezza perché, insomma, sono circondata dagli uomini del parco. Il paese è tutto chiaramente alla finestra. Prima ho avvicinato delle persone. Insomma, nessuno si lamentava, ma erano tutti preoccupati, insomma, per l'orso, per l'orsetto e soprattutto, per metterlo in sicurezza. Sono tutti curiosi, insomma, di vedere come l'orso può essere messo in sicurezza. C'era la possibilità che passasse il treno, quindi tutte le persone hanno detto: attenzione, passa il treno, perché non so se vedete lì sotto, ve lo indico con il dito, c'è il personale del parco, insomma, che lo ha circondato. Io non so se lei può parlare, mi può. Lei è un guardiaparco? Sì, il Parco Nazionale A Collarmele. che ora è stato segnalato l'orso? Collarmele verso le 7 più o meno. La può togliere le mascherine, tanto siamo in natura, siamo da soli. Intorno alle 7. Alle 7, ma era già stato monitorato dai colleghi che lo seguivano a Carrito, quindi sappiamo che lo spostamento è avvenuto verso le 5:30, le 6 di stamattina, segnalato qua sopra verso Forca Caruso, dopodiché al cambio turno sono stati Siete chiamati da. arrivati qua. Stato chiamato, siamo stati chiamati dal proprietario Domenico D'Alessandro, mi sembra che si Perché chiami. lui stava, è arrivato nel pollaio e l'ha Sì. ritrovato. Perché dicevano, a noi sono arrivate le informazioni che dicevano che l'orso era rimasto dentro, non riusciva a uscire. Sì, stava dentro, probabilmente stava continuando ad alimentarsi, Ed è rimasto bloccato. oppure ha sentito movimento, è rimasto lì. Adesso però Sta qua? dovrebbe. Vabbè, voi lo sapete però dove sta. Cioè, Sì, monitorato con dico, in questo l'attrezzatura momento dove telemetrica. sta? Sì, Quando si esatto. sentono i colpi? Fa la cortesia di lasciarci in pace in questo momento Dai, ci delicato. sentiamo più Sì. tardi, eventualmente. Su. Sì. Va bene? Che è Le meglio chiedo per cortesia. così. Sì, io sono in diretta, quindi si sente quello che sta dicendo. Vabbè, non fa niente, è Sì, bello fare questo va genere. bene, però In non voglio sicurezza. passare per quella che sta facendo una cosa non in sicurezza, anche perché a me mi avete chiamato voi, quindi non lei. Non Però, parlate sulla insomma, questione di non sicurezza. è bello far sentire che i giornalisti sono sempre quelli che disturbano, perché ripeto, se ci chiamano noi arriviamo e lavoriamo. Sì, non è un disturbo, è Sto solo lavorando un anch'io, però sono in diretta e non mi piace passare per la giornalista che disturba. Non sto disturbando, io sto lavorando e sto facendo tutto in sicurezza. Allora, ripeto per le persone che ci stanno seguendo che siamo in diretta da Collarmele, dove c'è l'orso Joan Carrito che è rimasto chiuso all'interno di un pollaio. Sono arrivati i guardia parco, sono arrivati i carabinieri forestali delle stazioni di Gioia, di Celano. Si sono sentiti dei colpi perché comunque è in corso un'azione dissuasiva dell'orso che lo rimette in sicurezza e lo riporti in montagna. Vediamo un attimo se riusciamo a fare delle riprese in tutta sicurezza che non disturbano nessuno. Come vedete ci sono tante persone che stanno, insomma, assistendo alla scena, non ci sono solo io. Sulla strada del paese ci sono tante persone che si sono affacciate, che sono ai balconi. Questa
queste sono le pale eoliche, sicuramente insomma i marsicani che stanno vedendo queste immagini sanno, conoscono bene o male il posto dove ci troviamo. Prima abbiamo visto la ferrovia, quelle sono le pale eoliche lì giù. Non so se riuscite a vedere, giù in fondo ci sono lì in fondo delle persone, quella è la strada comunque che riporta sopra a Forca Caruso, che esce da Collarmele, ci sono delle persone ferme anche lì, ci sono delle macchine. Grazie alle persone che augurano buon lavoro, purtroppo questo è un lavoro un po' particolare, però insomma sono mesi che seguiamo le attività del parco nel pieno rispetto di tutti e del lavoro di tutti. Giancarrito è un orso dichiarato problematico dallo stesso parco, tra l'altro è un orsetto che porta il nome del presidente del parco, che si chiama Giovanni, è il primo orso insomma battezzato quest'anno proprio da, dal personale, dai guardiaparco del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Si chiama Carrito perché è stato catturato, è stato fermato a Carrito e quindi porta il nome di Carrito, che è una frazione di Ortona se non sbaglio. Lì sotto si vede la macchina della forestale, insomma l'orso lo stanno circondando. E Giovanni, proprio perché insomma il presidente del parco si chiama Giovanni, quindi è stato un tributo, diciamo così, al nuovo presidente del parco, il suo nome. Come ci diceva prima la guardia parco, è un'operazione che va avanti dalle prime luci dell'alba, quindi da questa mattina. L'orso ha il radio collare, quindi è monitorato. È monitorato già da qualche settimana, un'operazione importante quella che è stata fatta del suo recupero quando è stato fermato, proprio perché era un orso che era entrato in tante stalle, in tanti pollai da piscina, si è fatto vedere insomma in altri paesi della Marsica. Quindi è stato fermato, è stato catturato, è stato dotato di questo radiocollare che ha un GPS che permette quindi al personale del parco di seguirlo quotidianamente in tutti gli spostamenti. Buongiorno, buongiorno a tutti, vabbè, noi siamo marsicani, bene o male ci conoscete. Vabbè, si ironizza, no, a prendere l'orso non ci vado io, al massimo faccio le riprese. Dai, a Collarmele non si può dire che le persone non sono ospitali, insomma sono tutti amici e ci vogliono bene. Vabbè, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico è un posto sicuramente molto suggestivo, aspettiamo che l'orso insomma esca da questa zona abitata e che insomma venga rimesso in totale sicurezza. Lei è il proprietario del pollaio? Sì. Venga, venga qua che l'ha intervisto, sono in diretta, eh. Vediamo questo signore se ci racconta la sua esperienza. Anche da là si sente, basta che urla. Si chiama? Ugo Tagliola. Ma è di qua, di Collarmele? Ah, e racconti, racconti la sua esperienza con l'orso stamattina. Tagliando l'erba lì sotto al confine con l'altra proprietà. Gira di qua se non si sente niente. L'ho vista una decina di metri, un cucciolotto grande con l'area. Vabbè, l'hai riconosciuto, hai capito che era Giancarrito? L'ho riconosciuto, ho visto che... Oddio, riconosciuto no. No, non ci conosciamo, no, dici tu. Quindi... non l'avevo okay. Visto mai. Da... Però vedo comunque un commento positivo, non sei arrabbiato come no, tante persone no, che si lamentano della presenza dell'orso. Bisogna tutelare, ci mancherebbe altro che...
che cos'iamo, anche se può causare chiaramente dei disagi, dei problemi, però l'orso va tutelato. Che magari. Bello, è una cosa positiva. Le galline sono rimaste. Le galline, quante galline si è mangiato? Le riprendete? Quante ne ha mangiate? Quante no, ne avevate? Da me nessuna, l'altro signore va preso delle galline. Qui ancora niente. Ancora niente. No. Offriamo il banchetto anche del tuo orto, però. Prossimamente su questo schermo. Si presume che passi qui sotto, no? Vedo che comunque ci sta il personale del parco lì sotto. Sta là sotto, quindi ce l'abbiamo proprio vicino. Siepi lì all'angolo, sì. Ok. Quella persona che sta sul tetto fa parte del parco, è una persona. Quindi è giovane, è un ragazzo. Sì. E quindi sicuramente anche lui non avrà nulla a che ridire dalla presenza dell'orso. No. Ok. Grazie. A lei. Che caro. Nel frattempo si fa sempre più caldo, vedo. Sì, vedo che delle persone commentano sul pagamento dei danni, lo abbiamo scritto, ripetuto tantissime volte, abbiamo intervistato il direttore del parco, il presidente, i danni causati dalla fauna selvatica, non solo dall'orso, vengono rimborsati. L'unica cosa, si è attivata una procedura di controllo importante, scrupolosa, come giusto che sia, però tutti i danni provocati dall'orso, nei pollai, nelle stalle, sono tutti danni che vengono assolutamente rimborsati, l'abbiamo detto tante volte, ed è così. Abbiamo intervistato mesi fa, siamo andati a Pescasserio a intervistare il direttore del parco, Luciano Sammarone, che ci ha spiegato che è giusto, insomma, che tutti gli allevatori, tutte le persone che hanno delle stalle, che si vedono, insomma, depauperati da polli, conigli e galline, sono comunque tutte persone che vengono poi assolutamente rimborsate con una procedura che viene segnalata al parco, si attiva un protocollo, viene rimborsato anche chi non ha la partita IVA, i piccoli proprietari, i piccoli allevatori, tant'è che proprio l'altro giorno lo stesso direttore del parco è andato a Ortona dei Marsi, dove c'erano dei contadini che erano preoccupati proprio per l'ingresso frequente dell'orso in paese. C'è un giornale locale, una piccola testata locale, si chiama Prima Pagina Ortona dei Marsi, e loro proprio avevano lanciato l'appello, e dopo, insomma, un paio di giorni è arrivato il direttore del parco, ha fatto un incontro pubblico dove ha rasserenato tutti dicendo che comunque i danni provocati dall'orso vengono sempre risarciti. E non solo Ortona, anche a Gioia c'è stato un incontro con il direttore del parco organizzato dal sindaco Clemente Di Berardino, che insieme al suo assessore, che è anche un delegato all'interno del parco, ha proprio la delega del parco, hanno fatto un incontro pubblico, tra l'altro molto suggestiva la location, perché c'era un grande murales realizzato anni fa, qualche anno fa, da una giovane originaria di Pescina, dove ci sono tutti i simboli del parco, tra cui il salice, è proprio un grande orso marsicano dipinto nella piazzetta del paese, proprio a omaggiare la presenza dell'orso in questi posti. E durante questo incontro è stata sollecitata la presenza dell'orso. Il direttore ha parlato di tutti i comportamenti da seguire nel caso, insomma, si incontri un orso confidente. Confidente significa semplicemente che è abituato alla presenza dell'uomo. Non per questo, però, significa che quando si incontra l'orso, insomma, ci si debba avvicinare, o comunque bisogna, cioè non bisogna assolutamente infastidirlo, intimorirlo in qualche modo, avvicinarlo, riprenderlo, soprattutto di notte, perché l'orso sì è confidente, ma rimane comunque un animale selvatico. L'altro giorno siamo andati, abbiamo presieduto una conferenza stampa proprio del parco, dove si parlava con il sindaco di Opi anche del fatto che il parco da oggi gestisce, non ricordo con esattezza il nome, però ettari e ettari in più, che è un passaggio importante, una foresta, un passaggio importante per l'orso. E proprio durante questa conferenza abbiamo intervistato il presidente del parco che ci ha
sollecitato di nuovo a dare le informazioni giuste, e cioè che l'orso sì è confidente, però comunque rimane un animale selvatico, e anche in quel caso ha rassicurato sul fatto dei rimborsi. Per chi si fosse collegato adesso, siamo a Collarmele, siamo in un campo precisamente alle porte del paese, siamo nella parte alta del paese e stiamo aspettando che l'azione del parco. Intanto vediamo più gente sulle strade, perché anche le strade sono monitorate, perché insomma si attende il passaggio dell'orso. Gian Carrito, il cucciolo di Amarena, è lì sotto. Sicuramente non riuscite con la risoluzione della telecamera a vedere, insomma siamo a una distanza di almeno 500-600 metri. Vedo delle ragazze che hanno la maglia del parco, quindi è il personale specializzato del parco. Comunque stiamo aspettando il passaggio perché l'azione, l'operazione sarà fatta proprio, cioè si attende il passaggio dell'orso proprio qui. Non so se sentite gli spari. Leggo un commento: il parco deve ridurre il territorio agli animali, non all'uomo. No, gli ettari di cui parlavo prima della foresta sono in alta montagna, quindi non sono per l'uomo, sono ettari. Ecco, sentiamo un altro colpo. Non sono ettari abitati dall'uomo, quelli di cui parlo io, e sono i contenuti di cui vi sto parlando, sono pubblicati sia su Marsica Live sia su Abruzzo Live. Non hanno tolto terreno agli uomini. Non è tanto grosso. No, nessuno assolutamente farà male al cucciolo. Noi stiamo documentando un'operazione che va avanti da tante ore. Ci sono tutti, c'è tutto il personale del parco con le guardia parco che di mestiere fanno insomma questo. Ci sono i carabinieri forestali del nucleo parchi, della stazione di Celano, di Gioia, e tutto personale formato, professionale, che ha nell'interesse massimo, tant'è che hanno rimproverato anche noi che ci eravamo avvicinati troppo. L'interesse al 100% è per l'orso, i colpi che sentite sono solamente dissuasivi per farlo proprio allontanare dal centro abitato, nessuno farà male all'orso. È arrivato il sindaco? Il vice sindaco. Come si chiama il vice sindaco di Collarmele? Enzo. Quello con la divisa della polizia. Ah, è quello con la divisa della polizia. Ok. Noi chiaramente abbiamo i commenti in marsicano stretto. Qualcuno non lo capisco nemmeno io, però comunque c'è il vice sindaco che è un poliziotto della stradale ed è presente in questo momento sul posto. Non capisco i commenti delle persone, lasciatelo in pace, è un animale bellissimo. L'orso si trova in un centro abitato, nessuno lo sta disturbando, ma chiaramente l'orso va allontanato, rimesso in sicurezza. L'orso deve tornare in montagna, nessuno lo sta disturbando, tra virgolette, ma un orso non può muoversi all'interno di un centro abitato, è un animale selvatico, quindi va rimesso in sicurezza. La nostra diretta è semplicemente la testimonianza del lavoro delle guardie parco, che non è che fanno questo lavoro sporadicamente, cioè questo è un lavoro che, lontano dalle telecamere, perché non è che le telecamere sono tutti i giorni accese sopra le guardie parco
del Parco Nazionale. Questo è un lavoro che viene svolto tutti i giorni. Gli orsi non capiscono il perimetro virtuale, tra virgolette, di un parco, quindi se si avvicinano nei centri abitati gli orsi vanno rimessi in sicurezza. Non si tratta di un'azione di disturbo. Il direttore Proia dice: salutate Enzo Incarnati, caro amico. Quindi insomma Proia conosce il vice sindaco di Collarmele, che invece non conosco io, però insomma ci ha dato l'occasione per citarlo, quindi grazie Francesco. Questa diretta non ha, chiaramente, è l'ultima volta che lo ripeto, nessuna azione di disturbo nei confronti dell'animale, stiamo solo testimoniando un lavoro che viene svolto tutti i giorni dal personale del parco. Io non so se vedete lì in fondo, al di là dell'area in cui siamo noi, ci sono dei carabinieri forestali, ci sono altre persone in divisa che comunque stanno monitorando che tutta l'operazione venga svolta in piena sicurezza. Perché non lo catturano e lo riportano lontano dal paese, stanno facendo esattamente questo e per questo noi siamo qui. Catturarlo, vabbè, queste sono azioni che svolgono professionisti e sta a loro decidere quale tipo di operazione fare, catturarlo oppure farlo tornare in sicurezza in natura da solo. Sicuramente non è un'azione che decidiamo noi. Ah, questo è il proprietario del pollaio? Eccolo, il proprietario del pollaio. Domenico? Domenico, vieni qua, sono in diretta, No, Domenico non vuole parlare, ha anche detto una parolaccia in diretta, quindi a posto così, vabbè. Stiamo aspettando. Ok, per me va bene, però l'importante è che non dici parolacce perché siamo in diretta. Domenico, vieni qua che io intanto mi pulisco le scarpe. Domenico D'Alessandro? Dai, che sì. Ti sei divertito a incontrare l'orso. Sì, sì. Dai, che ti sei divertito. Di la verità. Ho fatto la sei in diretta, colazione. Ce la sei? Gli ho dato la colazione e poi gli volevo offrire il caffè quando l'hanno fatto uscire. È giusto. Il caffè non l'ha voluto però. Senti, raccontaci al di là degli scherzi che insomma io ho già fatto un'introduzione sulla simpatia delle persone di Collarmele che ci hanno accolto anche con particolare bontà. Raccontaci, a che ora l'hai incontrato? Verso le 8:15. Te lo sei ritrovato davanti? Sì, no, davanti. Muso a muso. Aspetta, scusami, fammi allontanare un attimo perché sta passando. Scusate, eccolo. Sta il posto là, il posto della ferrovia. Oh, se ne va tu. E mo che per scendere sta il ponte, se quello che scende può scendere con la tua. Sì, sicuramente. Sì, qui mo passo sotto. Stanno correndo, quindi l'orso insomma si è mosso. Abbiamo la concorrenza, tutti con i telefonini in mano a riprendere l'orso. Ripeto, nessuno sta mettendo in pericolo l'orso, le persone che sono qui sono tutte persone. Dobbiamo risalire sopra, il parco dice che dobbiamo risalire. Hai visto me?
abbassata io forse, se ne cala sotto se ne va a finire. Dico io. Ma sotto un po'. Vieni, vieni. Hanno chiamato anche le guardie parco che erano a presidiare questo passaggio. Alessandro, l'ho interrotto, da Alessandro, però avremo modo di parlare. Vieni qua, così documentiamo il passaggio dell'orso. Perché me ne sono accorta, infatti io sono rimasta infangata. Anche perché faccio i danni al terreno mio. Okay. Poi ti rimborso anch'io nel tuo terreno, te l'ho praticamente distrutto. È tuo il terreno? Ringrazia il terreno, eh? Ok, Marzica Live ti ringrazia. L'orso non si vede perché qualora io dovessi stare accanto all'orso a fare le riprese, a parte che penso mi arrestino, però insomma non penso che avvicinarsi all'orso sia molto in sicurezza. Stiamo documentando da un'area lontana, almeno 500-600 metri. Neanche 100, dici la verità. Nemmeno 100, dicono che siamo più vicini. E sono io che non mi rendo conto allora delle distanze, siamo sui 100 metri. Però insomma siamo al di là di una rete, di un terreno. E non possiamo chiaramente avvicinarci. L'orso è un animale selvatico e quindi non possiamo far finta, cioè trattarlo come se fosse un cane o un altro animale. È comunque un animale selvatico. Come vedete che state tranquilli, perché come l'ho visto saltare, questa rete, manco la rete. Quindi ci ritroveremo l'orso in braccio. Non dobbiamo stare tranquilli. No, vabbè, però siamo in un'area adiacente a quella in cui si trova l'orso. Non so se sentite gli spari. Eccolo, eccolo l'orso. Eccolo qua. Eccolo qua, sta scappando. No, no, nessuno. Eccolo l'orso, è scappato. Noi l'abbiamo visto saltare tra l'erba, ci sono le guardie parco, chiaramente hanno chiesto tutti di non avvicinarsi. Ecco l'orso, sta passando la ferrovia. Non so se riuscite a vederlo, fantastico. L'orso che corre tantissimo accanto alla ferrovia. Eccolo là. Il problema è che solo nella ferrovia, non so se vedete i carabinieri e i guardia parco che stanno correndo per dissuaderlo. Non penso che l'azione sia per prenderlo. L'orso è scappato in direzione delle paleoliche. Io non so se vedete i guardia parco, ma immagino di sì. Il guardiaparco sta praticamente dissuadendo il suo percorso e lo sta facendo spostare. Si vedono gli alberi che si spostano, quindi lì sotto ci sta Giancarrito. Sta attraversando la ferrovia. Lo stanno vedendo che attraversa la ferrovia. L'importante in questo momento è che si allontani il più possibile. C'è il personale del parco che all'erba praticamente fino al torace hanno i fucili, è solo un'azione dissuasiva nei confronti dell'orso. Nessuno insomma farà male all'orso, ci sono tante persone, non so se le vedete al di là del campo. Prendono in giro il proprietario del pollaio, insomma, a cui sono state mangiate le galline, dice ha mangiato solamente 3 galline, smettila, scherzando. C'è solo tanta ironia nei confronti di quello che è accaduto, chiaramente nessuno si è infastidito della presenza dell'orso. Il problema è che l'orso si trova in un'area adiacente alla ferrovia.
vedo che persone hanno ringraziato per la diretta, no, grazie a tutti voi che insomma seguite le dirette di Marsica Live. Questa poi sicuramente la troverete in un video che sarà caricato su YouTube. Vediamo, ecco, stanno continuando a sparare. Chiaramente non riesco a capire se l'azione è per dissuaderlo oppure per catturarlo. Ci sono tante persone che stanno assistendo a questa operazione che va avanti già da diverse ore. Io ho timore solo di essermi impantanata troppo, non riesco a uscire da questo campo, ma cercherò di farcela. In questo momento si vede, insomma, questo carabiniere forestale col fucile che si avvicina all'area dove si trova l'orso, perché in questo momento il pericolo è la ferrovia. Nessuno qui è arrabbiato con l'orso, nessuno è infastidito dalla sua presenza. Siamo marsicani e i marsicani sono abituati alla presenza dell'orso, una presenza che è un valore aggiunto. Ne ho parlato, ho avuto modo di parlarne proprio in occasione di questa conferenza stampa organizzata a Gioia dal sindaco. Il sindaco mi diceva che l'orso va valorizzata, la sua presenza anche divulgata, sicuramente non in operazioni di sicurezza come quella insomma di questa mattina, però in generale va valorizzata la presenza dell'orso, perché comunque è un'attrattiva al mondo al turismo. Usciamo da un periodo difficile, usciamo da una pandemia che comunque ha fatto sì che i turisti insomma non si muovessero più, invece è importante valorizzare quello di bello che abbiamo, e questi sono paesi che si trovano alle porte del parco nazionale. Abbiamo visto anche degli sportivi famosi che hanno qualche settimana fa hanno documentato la loro presenza, sono venuti anche da tutta Europa a visitare nelle ultime settimane il parco. La presenza dell'orso è sicuramente un valore aggiunto per il nostro territorio. È un animale molto affascinante anche per insomma questo modo che ha di muoversi indisturbatamente, di fare tutto ciò che vuole e tutte le scorribande che vuole all'interno del territorio. Bisogna chiaramente solo stare assolutamente attenti quando si incontra, quindi bisogna non avere atteggiamenti sfrontati che lo disturbino. Cioè, in questo caso non è che eravamo noi a disturbare l'orso, tutte le persone che vedete là a distanza sono tutte persone che di mestiere fanno questo. Questo è il documento di un'azione di dissuasione dell'orso. Dissuasione significa cercare di rieducarlo, fa parte questo orso di altri, insieme ad altri esemplari, fa parte di un programma del parco di dissuasione e rieducazione. Cioè questo orso va rieducato a tornare in ambienti di sicurezza in montagna. Questa non è un'azione violenta, non stiamo documentando insomma, la cattura di, dei rapinatori di una banca, ma stiamo documentando un'azione assolutamente negli argini di tutta la legalità possibile e immaginabile, di operatori, di persone che di mestiere fanno solamente questo. Cioè loro svolgono azioni dissuasive da parte degli animali, nei confronti degli animali selvatici, per farli ritornare in montagna in sicurezza. Poi chiaramente se questo accade all'interno di un centro abitato di sabato mattina alle 10, è chiaro che viene attirata l'attenzione di tante persone. Prima abbiamo visto dei bambini ad esempio sui balconi che dicevano: l'orso sta nel nostro giardino, l'orso sta nel mio giardino. Ho fatto anche una foto, dopo pubblicheremo dei contenuti dove vi racconteremo la cronaca di questa mattinata. Stiamo vedendo che comunque il personale sta tornando indietro, quindi l'orso si sarà allontanato.
Leggo l'ennesimo commento, non è un'attrattiva. Io sono in diretta già da qualche tempo, non è la parola giusta attrattiva, ma è un valore. Non date peso alle parole come se fossi un vocabolario vivente, sono in diretta con il telefono in mano, tra l'altro, perché sono arrivata il prima possibile, altrimenti questa diretta non era non esisteva se non fossi arrivata subito, quindi se una parola viene detta al posto di un'altra non è per un errore, insomma, voluto. Attrattiva nel senso che è un valore, non è un disturbo, è un valore del parco, è un valore di questo territorio. Questo è il personale, non so se lo riuscite a vedere, che ha lavorato. Carabiniere forestale ha il fucile. Ci sono i guardiaparco. A questo punto chiudo la diretta e la cronaca di tutto quello che è successo questa mattina sarà documentata con un articolo che troverete su Marsica Live e Abruzzo Live, e questo video con la cronaca in diretta sarà caricato anche sull'account YouTube Marsica Live Video. Grazie a tutte le persone che si sono collegate e che con pazienza hanno visto questa diretta un po' tremolante, ma ripeto, è stata fatta senza alcuna attrezzatura.